Allora, com'è andata? Come sta andando? Autografi filmati, magliette filmate? Tanti, oggi è pieno, oggi è da pieno. Oggi siamo veramente felici, sì. Quindi è un modo per caricarsi anche per il playoff, questo è. Ci danno sempre l'appoggio i tifosi. Noi li ringraziamo tanto, li aspettiamo allo stadio. Li vogliamo carichi per l'11 maggio. E invece, a parte gli autografi, numeri di telefono di ragazze a Ponte di Recci? No, quello no, niente, no. Siamo fidanzati tutte e tre, quindi. Vabbè, ma basta un dillo, insomma, cioè, ecco, quello sì, no. Anche lui è fidanzato, anche lui. Sì, cioè. Lasciamo agli altri, no, lasciamo agli altri ragazzi. Lasciamo tutto agli altri. Quindi, no, aspetta, calciatori bravi, simpatici, anche fedeli. Anche fedelissimo. No, si sta allungando. No, guarda. No, cioè, sono fedeli. Come va? Quanti autografi hanno firmato i nostri? Insomma, diciamo che hanno coinvolto un po' di persone nel corso, insomma, l'hanno invitati alla festa di sabato sera. Quindi, insomma, più che gli autografi abbiamo cercato di far coinvolgere un po' di gente. C'è gente interessata, eh? Incuriosita, che sì, è la prima volta, no? Incuriosita sì, però l'importante è che poi la curiosità si trasformi in presenza. In presenza, sì, sì. In piazza Curtatone, qui davanti al Mandarino, con questa novità dell'official point Pontedera. Sì. Era la settimana che noi avevamo programmato, che sarebbe stata quella prima della partita di playoff. Avevamo deciso di avvicinare ulteriormente la città, creando un po' più di entusiasmo, questo negozio in collaborazione con Errea RGM, dove vengono personalizzate le maglie e tutto il materiale granata. E sabato sera poi festa finale con aperitivo e festa con musica dal vivo e DJ set. Purtroppo, ahimè, gli eventi erano programmati, li abbiamo fatti, ma i playoff sono rimandati. Slittati praticamente di una settimana a causa del proprio quadro di Siena. Esatto, slittati di più di una settimana, perché credo a questo punto che sia ufficiale la prima partita giovedì 11. Probabilmente l'8 sapremo, all'esito del ricorso presentato dal Siena, sapremo chi sarà il nostro avversario, quindi tra Rimini, Recanatese e Siena. Credo che sia molto più probabile che sia una fra Rimini e Recanatese. E quindi su questa scia verrà proseguita questa iniziativa? Qui? Allora, sicuramente cercheremo di continuare a facilitare i tifosi nell'acquisto sia dei gadget che il merchandising, ma soprattutto per l'acquisto dei biglietti attraverso i vari punti che saranno predisposti. Ricordo che abbiamo aperto un punto vendita biglietti alla stazione, all'edicola al lato della stazione. Probabilmente verrà aperto per la settimana dei playoff la biglietteria presso il bar Bardini, per facilitare anche come gli orari i nostri supporter, e vediamo poi se questo stand lo trasferiremo direttamente allo stadio. Quindi comprate i biglietti dove volete, ma venite a vedere il concerto. Certo, sarà fondamentale avere il sostegno della città e il sostegno del nostro pubblico, e quindi goderci questo splendido risultato.